appuntamento con la fantasia creativa, i colori, la musica, lo spettacolo, la tradizione, ma soprattutto con i fiori. 3 e 4 agosto, ore 21:30, 14° corso dei fiori a Chiesina Uzzanese. Grandissimo applauso perché ha ufficialmente inizio corso dei fiori. Chiesina, siamo pochi ma abbiamo tante idee e le associazioni vanno davvero ringraziate per questo. E uno degli eventi particolarmente poi conosciuti negli anni passati, perché la prima edizione mi sembra di ricordare che è del 1972, poi Roberto mi correggerà. Roberto, allora sì. Appunto io ho avuto il piacere di partecipare e di vedere una cosa che è spettacolare, poi sapendo il lavoro che c'è dietro, che dire, un'emozione veramente grande. Sì, sì, è stata un'emozione grandissima per me, che io l'avevo vissuta, come diceva Marco, giustamente ha indovinato la data, che è nato nel 1972 da un'idea di Sebastio Vincenzo, che è tutt'oggi il nostro presidente onorario, quindi dell'associazione, e questo noi ci rende anche orgogliosi di questa persona che ci ha portato questa idea in quegli anni a Chiesina. Poi il corso è andato avanti per 16 anni, per 16 edizioni, fino all'88, facendo un anno un bisestile, se non vado errato, e noi dopo 26 anni l'abbiamo, diciamo, rispolverato, grazie anche a un'idea di un socio, oggi segretario, Marco Cortesi, quindi, che ha fatto l'assemblea quindi, pubblica per vedere se si poteva rinascere, perché comunque, certo, come diceva giustamente Marco, ripartire da zero, cioè senza niente, cioè non c'era veramente niente, e quindi poteva essere anche un'impresa difficile, se non impossibile. Invece piano piano, con l'aiuto di tantissime persone, perché l'associazione è formata da circa 60 soci, quindi siamo ripartiti, insomma, e abbiamo fatto, come dicevi giustamente, che eri presente, una prima diciamo edizione. Abbiamo avuto una flessione nel 2016 perché un po' gli eventi, un po' è una manifestazione che ha dei costi veramente importanti, però devo sempre comunque ringraziare l'amministrazione comunale, sono stati sempre vicino in tutte le nostre uscite, tutte le nostre, e ora stiamo cercando di riportare il Corso dei Fiori nelle strade di Chiesina Uzzanese per l'anno 2017, che speriamo, anche perché sarebbe una grande occasione proprio per il discorso della provincia, per il discorso, certo, della cultura a livello di Pistoia, certo, e quindi capitale della cultura, quindi potrebbe essere un grande evento anche per noi, poter muovere le persone, quindi speriamo di riuscire a ripartire, quindi come abbiamo fatto già nel 2014. Allora grazie Roberto della, grazie a voi, grazie della tua testimonianza di questo evento, e incrociamo tutti le dita per rivederci nel 2017 al Corso dei Fiori. Perfetto, grazie. Thank you.